Si può intendere lo sciatto in diversi modi. Uno di questi è che sia un lavoro evolutivo per la persona che lo pratica e soprattutto, ed è un modo di concepire lo sciatto. Un altro modo è lo studio dello sciatsu per intervenire sulle alterazioni degli altri. Escludendo in pratica una mia evoluzione, una mia comprensione di quello che faccio. Questo secondo modo è quello più diffuso, quello che ha più presa sul vasto pubblico, è quello che, come dire, corrisponde a un'idea di corso professionale. La professione di uno che fa shiatsu è di fare trattamenti che migliorino le condizioni degli altri. Su quella base viene valutata la capacità, la bravura di chi lo fa e gli effetti che ottiene sono quelli che lo rendono conosciuto più o meno. Siamo d'accordo? Quello che riguarda l'evoluzione del praticante di shiatsu non c'è, non è dichiarato. Corrisponde più ad una ricerca personale, fuori formazione scolastica, fuori nozione, se vogliamo, fuori sequenza tecnica. Allora, oggi come oggi, purtroppo, con poche eccezioni, fra cui questa scuola, viene soprattutto considerato il secondo aspetto. E neanche proprio così, a questo secondo aspetto se ne può aggiungere un terzo, ed è: non mi occupo dell'evoluzione individuale, non mi occupo dei risultati, mi occupo di vaghezze, vale a dire di benessere. Un trattamento rilassante, un trattamento che ti fa sentire trattato, considerato. Allora, questo è come dire, una compensazione delle patologie della nostra società, ma diciamo così che è molto secolarizzato, è molto circoscritto nel tempo, magari fra 20 anni non se ne parla più. Quindi ci sono delle applicazioni che sono o costanti, perenni, oppure meno, oppure proprio perenni. Allora, la prima ipotesi, quella del fare le cose per la propria evoluzione, è una, ne parlo dopo. La seconda corrisponde a un atteggiamento a fare del bene agli altri. Trattare le alterazioni dell'energia. Noi in Italia non possiamo dire che con lo shiatsu trattiamo quel problema o quell'altro problema, lo sapete, no? Non possiamo dire che trattiamo la gastrite piuttosto che una lombalgia, perché faremo un trattamento medico. Abbiamo dovuto sviluppare un modo di descrivere quello che facciamo che riguarda l'energia. Vale a dire, l'antico pensiero cinese soprattutto viene usato per motivare e giustificare l'applicazione della tecnica. Di questo secondo aspetto, lo vedo, si occupano le scuole, fa parte del curriculum formativo, gli ingredienti sono quelli,
con dalle scuole che accentuano più una cosa. La volta scorsa che ci siamo visti, sempre qua, non so quanti ci fossero. Giugno. Abbiamo fatto un lavoro giugno, che riguardava un abbassamento del corpo in posizione di stesa, in una situazione in cui sembra che nulla di più si possa fare, e invece sì. Questo aspetta il peso, anche quando apparentemente. Questa seconda volta, allora, e questo lavoro qua riguardava fondamentalmente l'individuo in sé, il praticante, che dovesse percepirsi, capirsi, in modo diverso da quel che aveva capito di sé fino ad allora. Il problema, quindi, e di questo sono convinto, non è tanto di fare sempre cose nuove, ma molto spesso di dare, capire diversamente quello che uno già fa. Capire diversamente quello che uno già fa e che vede male, capisce in modo distorto, pare dico, che sia un processo che porta alla fine all'illuminazione. Pare che l'illuminato si metta a ridere quando si accorge in che cosa consiste. Pare. Portano le cronache. Quindi non dovrebbe essere qualcosa di troppo complicato. E quindi in realtà si tratta di pelare le cipolle, togliere gli strati, che impediscono di capire com'è in realtà il mondo. Allora, le cose semplici sono particolarmente difficili perché la mente subentra aggiungendo tante cose che non c'è. Voglio spiegarmi. Io ho capito benissimo cosa sia una linea diritta, anche voi. Giusto? Avete capito benissimo, sapete cos'è una linea. Provate a fare, a tirare una linea diritta. Ma diritta sul serio. Una roba per cui uno prende la riga. Perché prendiamo la riga? Perché non siamo capaci di tirare una linea diritta. Quindi la comprensione del concetto c'è. Di saperlo fare, no. La stessa cosa per quanto riguarda le distorsioni che immettiamo nel trattamento